Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede. E a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Fratelli carissimi, iniziamo questa settimana con questa parola fortissima del discorso della montagna. Penso che tutti noi abbiamo vissuto con gratitudine la domenica e la parola meravigliosa che Dio attraverso la sua Chiesa ci ha donato, le lacrime che sono il nostro amore a Cristo, le lacrime che rendono la nostra situazione, qualunque essa sia, il luogo adatto, il luogo idoneo, la situazione idonea per amare Cristo, le lacrime che rendono anche i peccati, attenzione, anche i peccati, uno strumento. Per amare Cristo. Certamente quando pecchiamo non amiamo Cristo, e la parola di oggi ce lo dice chiaramente. Ma la compunzione, la conversione, il pentimento, il cuore contrito e umiliato permette di consegnare con le lacrime, che diceva Sant'Agostino, sono il sangue e le gocce di sangue del cuore. Queste lacrime permettono di consegnare i peccati a Cristo come la dote della sposa in questo matrimonio che per il mondo è assurdo, impensabile, la cosa più insensata che possa esserci, sposarsi con una persona che ti ha tradito, che ti ha fatto di tutto. Gesù Cristo oggi ci dice proprio questo, ce lo conferma sulla soglia di questa settimana. Se uno farà questo, questo e questo, se uno ti toglierà l'onore, se uno ti toglierà quello che hai per vivere attraverso una ingiustizia, portandoti ingiustamente al tribunale, se uno ti chiederà sforzi sovraumani, per esempio ti farà ingiustizia sul lavoro, se uno ti vorrà togliere la tua pelle stessa, perché il mantello era, secondo la scrittura, la pelle di una persona, cioè il suo bene primario, quello che gli permetteva di coprirsi durante la notte, durante i viaggi, eccetera. In Palestina fa molto freddo. Se uno ti farà mobbing sul lavoro, costringendoti a fare molto di più di quello che la legge consente. A quel tempo più di un miglio non si poteva percorrere caricando, no? Qualsiasi cosa da trasportare, eccetera. Un operaio non poteva portare un carico più di un miglio, ma quello si capisce, significa, perché erano carichi pesanti, pietre, eccetera, per le costruzioni, quello significava schiantarlo, ucciderlo. Bene, se questo accadrà in una forma o nell'altra, al lavoro, ma non solo al lavoro, a scuola per esempio. Bueno, abbiamo finito la scuola, va bene, ma molte volte capita, no? Nella scuola, capita all'università, ti tolgono l'esame, ti chiedono cose che non hai studiato. Se tua moglie ti chiederà qualcosa che va oltre le tue forze e che è ingiusto, perché non comprende tuo marito, non comprendendo la tua debolezza, la tua stanchezza, i tuoi problemi, ti obbligherà a unirsi a te, per esempio, facendoti una violenza. E in questo tempo, cose del genere. Va bene, non entriamo lì perché sennò facciamo una cosa troppo lunga, però tutte queste parole sprecate sul femminicidio, per esempio. Quanti video passano, anche fatti da, cosa, dalla Presidenza del Consiglio, dalla Commissione Pari Opportunità o come si chiama. Alcune sono terribili.
se qualcuno veramente ti fa una violenza psicologica, per esempio, se qualcuno ti insulta, se qualcuno ti toglie l'onore, sapete, questo gesto di dare uno schiaffo sulla guancia destra era come quando poi, no, durante i duelli, avete presente, no? Si dava lo schiaffo con la mano rovescia, gettavi il guanto, no, in forma di sfida, no? Questi che toccavano, no? Con il guanto, con un mal rovescio, neanche ti tocco con le mie mani, e ti sfidavo così, ti sfidava a duello, no? Ecco, chi ti sfida a duello per toglierti l'onore, per lavare nel sangue quello che lui ritiene che tu abbia fatto nei suoi confronti. Mamma mia, tra parenti, tra colleghi di ufficio, tra vicini di casa. Mamma mia, quante volte questo accade e accadrà, ci accadrà questa settimana. Se qualcuno verrà a toglierti quello che è tuo, o ti chiederà un prestito, e tu sai che come fa a ridartelo, se non c'ha un euro, se stai in una situazione difficile. Se qualcuno ti chiede quello che è tuo, per esempio, immaginiamo le tasse, ingiuste, immaginiamo quante volte ci rubano i soldi in una forma o nell'altra, tantissime, i soldi. Va bene, tutte queste situazioni, cioè, che possiamo ricondurre a ingiustizia. Se qualcuno ti fa un'ingiustizia, seriamente, non volgere le spalle. Dai la tua guancia destra. Fai con lui 2 miglia. Cioè, tutto questo sta parlando, tutto questo sta indicando qualcosa di soprannaturale, qualcosa che va oltre le nostre capacità. Qualcosa che è completamente assurdo, qualcosa che non ha nessun aggancio giuridico, nessuna. Cioè, non è possibile. No, fermati un attimo davanti a tutto quello che può accaderti di ingiusto, e vedi un pochino che cosa la tua giustizia, i tuoi criteri, la tua mentalità, è quello che tu hai appreso, quello che la cultura, la società ci dice, ci insegna, ci impone. Guarda un po', lo sciopero, eccetera, eccetera. Portare in tribunale una persona per un'ingiustizia. Bene, tu pensa quello, come tu reagiresti. Ora, declinalo nella vita quotidiana, declinalo nelle relazioni familiari, nelle relazioni più prossime, quelle che si ripetono ogni giorno. E ti renderai conto, ci renderemo conto come noi non possiamo vivere così. Io parlo di cose semplici, qualcosa che ti chiede tua moglie, qualcosa che ti chiede tuo marito, che supera, che oltrepassa le tue capacità. Non puoi, ma guarda che sono cose semplici, anche prendere una strada piuttosto che un'altra, anche comprare una cosa piuttosto che un'altra, cose semplici di tutti i giorni, dove tu ti scontri con la impossibilità di andare oltre la tua carne, di andare oltre ciò che oggi proprio la parola diceva, occhio per occhio, dente per dente. Quello significa che c'è un equilibrio, una giustizia egualitaria, cioè che come vasi comunicanti pareggia i conti. Noi possiamo al massimo pareggiare i conti, non possiamo fare quello che supera un pareggiare i conti, una partita di dare e avere costantemente. Dio che sapeva questo, Dio che conosce la debolezza del nostro cuore, allora nella sua pedagogia, nell'Antico Testamento, ha codificato questo. Perché? Perché almeno si pareggi i conti, perché almeno di fronte a un'ingiustizia non ci sia una moltiplicazione della reazione, cosa che senza questa legislazione della Torah accadeva negli altri popoli, come accade ancora oggi. Io mi vendico la mafia,
no? Le varie associazioni, ma non soltanto questo, quello che facciamo noi. Se tu mi cavi un occhio, io te ne cavo quattro. Allora, nella sua pedagogia, nell'Antico Testamento, a Mosè, Dio ha detto, per intanto, occhio per occhio, dente per dente. Intanto almeno uno per uno, non più, per arginare. Ma è arrivato Cristo. E che cosa ha fatto Cristo? Questa parola di oggi si è compiuta in lui, completamente. Sappiamo che il discorso della montagna è la sua fotografia, è il suo biglietto da visita, è la sua biografia. E qui c'entriamo tutti, perché se uno ti sfida a duello, per esempio, quell'uno sei tu, quell'uno sono io. Noi, che ingannati dal demonio, abbiamo creduto che Dio ci avesse fatto un'ingiustizia, che Dio, con quel fatto nella mia vita, che è morta mia madre quando ero piccolo, che sono stato abbandonato, che i miei genitori hanno divorziato, che ho questa malattia, che a scuola mi hanno preso in giro, sono stato vittima di episodi di bullismo, eccetera, eccetera, che sul lavoro, che quello, che quell'altro. Ognuno di noi ha una fila, una lista lunghissima di ingiustizie patite, nei vari campi, nelle varie situazioni, quando eravamo piccoli, eccetera, e che continuiamo ancora oggi. Infatti dice, se uno commetterà un'ingiustizia nei tuoi confronti. Bene, tutto questo è colpa di Dio. Il demonio ci ha detto che è stato Dio che non ci ama, che è stato Dio che avrebbe potuto fare le cose diversamente e impedire che mia madre morisse e impedire che quel parente mi allungasse la mano e mi facesse diventare così debole e così complessata nei confronti della sessualità, per esempio. Dio avrebbe potuto impedire che io nascessi in una famiglia così povera, che i miei genitori divorziassero, eccetera, eccetera. Come questo nel passato, come nel presente. Ebbene, se Dio ha permesso questo, mi ha fatto un'ingiustizia, allora io mi devo fare giustizia. Occhio per occhio, dente per dente. E molto di più che occhio per occhio, dente per dente. Infatti, anche questo compensare l'ingiustizia con un'altra ingiustizia di identico valore, di identica quantità, diciamo, entità, non è quello che fa l'uomo, non è idoneo all'uomo. All'uomo è idoneo tutto il contrario, è moltiplicare all'infinito la violenza. Lo leggiamo nell'episodio di Caino e nelle pagine seguenti della Genesi, come c'è un parossismo di violenza fino a Noè, che arriva il diluvio. Ebbene, tutto questo che lo viviamo noi. Perché se uno ti fa un'ingiustizia, tu poi stai lì costantemente, cercando come fargliela pagare in una forma o nell'altra, anche con l'indifferenza, anche con l'indifferenza. Bene, tutto questo si è abbattuto su Cristo. Perché se io ce l'ho con Dio, se io ritengo che Dio mi abbia tolto un occhio, se io ritengo che Dio mi abbia tolto un dente, mi abbia fatto un'ingiustizia, io a Dio non posso fargliela pagare direttamente, vero? Gliela faccio pagare attraverso i suoi figli, attraverso quello che mi dà, attraverso quello che mi manifesta l'ingiustizia, che è mia moglie, che è mio marito, che è il compagno di lavoro, il capo ufficio, lo Stato, il sindaco, il ministro, quello che sia. Allora non pago le tasse, allora mi vendico. E visto che ci sto, mi prendo tutto e di più. Non solo vi faccio giustizia per quello che mi è stato tolto, ma visto che ci sono, prendo anche di più. E facendo così, non ci siamo resi conto che l'abbiamo fatto a Cristo. A Cristo vivo nelle persone che ci sono accanto, Cristo vivo nel fratello, Cristo vivo nella moglie, Cristo vivo nel marito, Cristo vivo nei figli, nei genitori, eccetera. Siamo approfittati sessualmente delle persone, ma anche Cristo vivo in noi stessi, quando per fargliela pagare a Dio, l'abbiamo fatta pagare ai nostri genitori, magari non studiando, magari conducendo una vita ribelle, drogandoci, eccetera, peccando in tutte le forme come il figlio prodigo. In fondo ce l'avevamo con nostro padre. Dammi la mia parte di eredità, quella che mi spetta e che tu ti stai rubando e che mi hai rubato. Via! Questo abbiamo fatto. E tutto questo male, tutto questo fiume di veleno, tutto questo fiume velenoso di rabbia, di ribellione, di rancore, è arrivato a Cristo. Tutto questo parossismo è arrivato a Cristo. A Cristo non soltanto l'occhio hanno cavato. A Cristo hanno cavato tutto, il Vangelo di oggi. Cristo ci ha amato di amore sovrumano. Cristo ha amato oltre la soglia
dell'umano, oltre alla soglia del possibile. Cristo ha dato la sua vita oltre quel limite, l'ha superato, ha lasciato che tu e tutti gli uomini di tutta la terra, di tutte le generazioni, vomitassero su di lui, facessero viare su di lui tutto il loro rancore, tutta la loro ribellione. Prendete la passione, come facevano i santi, che leggevano ogni giorno la passione versando lacrime, le lacrime di cui parlavamo all'inizio, le lacrime di questa donna adultera, peccatrice della città, immagine di tutti i peccatori. Leggila la passione, vedrai che questo Vangelo si è compiuto alla lettera in ogni momento, in ogni episodio, in ogni situazione della passione. Cristo sulla via della croce ha fatto ben più di un miglio portando la croce, il peso delle nostre ingiustizie, la menzogna del demonio, i nostri peccati. Cristo si è fatto spogliare della tunica, è morto nudo. Cristo si è lasciato sfidare a duello e si è fatto uccidere ogni dignità, un bestemmiatore, un eretico. Dio si è fatto peccato, Dio si è fatto eretico, Dio si è fatto l'antidio davanti agli occhi degli uomini, ha lasciato che gli chiedessero di tutto come un agnello muto. Per te, per questo uno che ha incontrato sulla via della croce, che ha incontrato nella sua vita, tu ed io, ogni uomo. Allora, di fronte a questo amore soprannaturale, a questo amore che non abbiamo visto da nessuna parte, che non conosciamo, che cosa possiamo fare? Rimanere come questo Simone fariseo del Vangelo di ieri, pensando che noi siamo a posto, perché in fondo occhio per occhio, dente per dente, era un uomo della legge, no? Un fariseo. Allora, occhio per occhio, dente per dente, ci spetta, per cui se non parlo con mia moglie è perché mia moglie mi ha fatto questo. Cioè possiamo rimanere chiusi nella nostra pretesa giustizia e non renderci conto che Cristo è venuto alla nostra casa, è venuto in quel fetore di quella casa, perché quella casa di Simone puzzava più di peccato, più di veleno demoniaco, che quella donna che si era umiliata, che aveva percorso un cammino di conversione, scendendo i gradini che portano all'acqua del battesimo, alla fonte battesimale, umiliandosi, accettando la sua realtà. Oppure veramente possiamo, come lei oggi, piangere i nostri peccati, cioè lasciare a lui i nostri peccati. Ogni sacramento, illuminato dalla predicazione della Chiesa, ci conduce a consegnare a Cristo, a compiere questo Vangelo, consegnandogli a Cristo tutte le nostre ribellioni, tutti i nostri peccati, tutto quello che abbiamo fatto perché ci siamo sentiti ingiustamente privati del nostro occhio da Dio. Lasciare tutto il veleno a Cristo, perché Cristo ci dia il suo amore. Va, stai tranquilla, vai in pace, io ti ho perdonato. Chi fa questa esperienza nella Chiesa, fratelli, chi è cambiato, è trasformato, la sua vita è un'altra cosa. Cristo vive in lui, Cristo vive nella Chiesa, Cristo vive nei suoi figli, Cristo vive in te e in me, e possiamo entrare in questa settimana da cittadini celesti, ricreati, rinnovati, sanati nel profondo dall'amore di Dio. Allora Cristo in noi potrà amare sovraumanamente, come dire, soprannaturalmente, chi ci è accanto. Potremmo farci prendere in giro, potremmo farci togliere i soldi dalle tasse ingiuste, inique, potremmo lasciare che il male arrivi a noi. Non significa lasciare che il male si propaghi, perché questo è quello che dice la società, bisogna far pagare. E sicuramente nella società è giusto, no? Una giustizia umana per arginare, occhio per occhio, dente per dente, in fondo, no? La legislazione degli stati. Ma per noi non è così, noi siamo chiamati a un'altra cosa. Lascia, non resistere al malvagio, non resistere. Lascia che arrivi a te, perché Cristo in te è una roccia. Tu hai fondato la vita su di lui, e quella roccia su cui si infrange il male di chi ti è accanto si distrugge, si polverizza, non esiste più, capisci? Questo amore è ciò che salva il mondo, questo amore è ciò che salva tuo figlio, questo amore è ciò che salva chi ci è accanto, come ha salvato noi e come salva noi. Cristo in noi come una roccia su cui si infrangono le onde altissime di chi ha dimenticato Cristo, di chi non ha conosciuto il suo amore, di chi ancora crede di essere in credito con Dio perché gli ha tolto un occhio. Allora lasciamoci prendere tutto, potremo lasciarci prendere tutto, potremo offrirci nudi, spogliati di ogni cosa, di ogni bene, di ogni onore, di ogni prestigio, all'ultimo posto, perché questo amore ha il potere
di distruggere l'odio, il rancore e il male, di distruggere il peccato. Questo è la Chiesa, questo è il cielo che appare sulla terra nella comunità cristiana. Il mistero pasquale che fa passare dalla morte alla vita, che trascina in questo passaggio questa umanità, ogni uomo che ci si avvicina. Se uno si avvicina a te, si avvicina a te per trovare la salvezza, perché cerca chi lo ami così com'è, perché cerca dove buttare tutto il suo veleno, un amore senza limiti, lo stesso che abbraccia te e abbraccia me, oggi e in ogni giorno di questa settimana e in ogni giorno della nostra vita. Buon lunedì, buona settimana, nella quale sicuramente ci saranno delle situazioni in cui l'unica opzione che ci è data è l'unica opzione che ha avuto Cristo nei nostri confronti: lasciarci travolgere dal male per distruggere il male nell'amore.